Ehi là, come stiamo andando? Fatemelo sapere nei commenti e intanto partiamo con un'altra top. Hollywood è come una giungla stressante, bisogna sapersi muovere con attenzione, cercare di diventare i migliori nonostante sia pieno di persone che tentano di fare la stessa cosa. Specialmente per i bambini e i ragazzi è tosta mantenere la fama. Oggi vedremo alcuni adolescenti e attori che hanno quasi rovinato la loro carriera. Cominciamo! PS, fatevi un giro nella pagina Instagram ufficiale del canale per tanti meme e novità. Guardate i link in descrizione. Steven Anthony Lawrence. Questo giovane attore aveva il mondo ai suoi piedi quando recitava nel telefilm Even Stevens, uscito nel 2000 e finito nel 2003. Ah sì, quelli nati negli anni 90 ricorderanno, che nostalgia quei tempi. Ma non siamo qua a deprimerci come vecchietti, quindi andiamo avanti. Nonostante lo show sia durato così poco, alcune persone importanti hanno notato l'incredibile recitazione di Steven, che così è riuscito a partecipare ad altri show importanti come Raven, per esempio. Oddio, troppi ricordi. Beh, che dire, ormai era fatta, o no? Steven doveva essere il migliore del mondo, e invece no. Quando pensi che le cose vadano bene, il karma ti tira i calci in culo. Nel 2015 alcuni fan hanno cominciato a postare foto con l'attore, cresciuto e peggio ancora pelato. No dai, il peggio è un altro. A parte il fatto che era quasi irriconoscibile, il suo lavoro principale era fare l'aiutante di Babbo Natale in un centro commerciale. Che dire, Steven non aveva più voglia di impegnarsi nel campo della recitazione e si è lasciato andare pensando avrebbe fatto tutto qualcun altro per lui. Invece eccolo qui. Winona Ryder. Era una delle attrici più richieste e eccitanti, grazie specialmente alla sua partecipazione in Edward Mani di Forbici con Johnny Depp. Tutti la volevano e non sto scherzando. È riuscita a ritornare alla ribalta grazie alla parte in Stranger Things come Joyce Byers, ma prima? Beh, anche lei si era rovinata la carriera o quasi e stava per cadere in un buco molto molto profondo e non era il sottosopra. Nel 2001 soffriva di cleptomania ed era a stadi avanzatissimi, rubò dei vestiti del valore di $5,000 in un negozio a Beverly Hills. Si stima in realtà il valore fosse 4,000, ma ha poca importanza. Insomma, se rubi anche solo un euro sei fottuto se sei un attore o un'attrice famosa. La storia è subito finita nelle mani dei media, che hanno trasmesso la notizia ovunque. Durante quella controversia era uscito anche che l'attrice si drogava con varie medicine ottenute illegalmente o addirittura rubate. Quindi, essendo una ragazzaccia così cattiva, è stata condannata alla libertà vigilata, con il pagamento di $10,000 di multa e 480 ore di volontariato. E le è stato anche chiesto di sottoporsi obbligatoriamente a sedute psichiatriche. Dopo i fatti, tanti avevano paura di farle fare qualche parte importante e avevano perso la fiducia nella donna. Fortunatamente non fu così per il regista di Stranger Things, che le diede fiducia e l'ha fatta tornare alla ribalta. Che botta di culo, Winona. Tom Cruise. Lo so, il nostro Tom di quartiere è uno degli attori più riconosciuti del mondo, ma anche lui da giovane ha avuto i suoi pro e specialmente contro. Ha cominciato a recitare all'età di 19 anni e nonostante da allora fosse stato chiamato per tantissimi film importanti, le cose hanno cominciato ad andargli male durante le riprese di Barry Seal, una storia americana, dove un pilota e uno stuntman sono morti quando un aereo utilizzato per il set è caduto in Colombia. Secondo gli avvocati e i media, Tom Cruise e il director Doug Liman erano altamente responsabili. Entrambi, infatti, avrebbero chiesto un numero sproporzionato di scene di volo non curanti del pericolo. Proprio lo stuntman Alan Paulwin aveva riferito ai familiari che fare il film American Made era una delle cose più pericolose che aveva mai girato. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf ha avuto una moltitudine di ruoli importanti nella sua mano. Lo ricorderete forse come il protagonista di Disturbia o del primo film dei Transformers. Da allora la sua carriera è decollata, facendolo diventare uno dei giovani più riconosciuti di tutti i tempi. Ma, esatto, abbiamo un ma, ha un paio di problemi con la rabbia. Una in un bar e un'altra durante le riprese di un film dove lo avevano preso in giro dicendo che per colpa sua Transformers La Vendetta del Caduto ha avuto pochi incassi. Nel 2014 però c'è stata una scenata peggiore. All'interno di un teatro si era messo a fumare e infastidire gli altri spettatori. Questo lo ha fatto finire dietro le sbarre facendolo uscire grazie a una cauzione. Nel 2015 era così ubriaco da non sapere nemmeno dove stava andando, infastidendo persone in un marciapiede in Texas e attraversando la strada in modo spericolato.
Per finire, nel 2017, durante una protesta anti-Trump, è stato arrestato per violenza, molestie e vandalismo di ogni genere. È sempre riuscito a tirarsene fuori con la cauzione e per ora sta tranquillo. Non fa più film, ma incredibili performance che durano dei giorni, che vi consiglio di vedere. Kendall Jenner. Vi starete chiedendo come mai questa donna sia sulla lista. Diventata famosa grazie al reality show incentrato sulla vita dei Kardashian, Kendall ha avuto una crescita impressionante, diventando addirittura una delle modelle più pagate di tutti i tempi. Eppure anche lei stava per perdere tutto quanto per una singola azione. Nel 2017 aveva deciso di accettare una parte in una pubblicità della Pepsi. La campagna mostrava Kendall che si univa a un corteo e metteva pace tra manifestanti e polizia, usando la celebre lattina blu. Vi sembrerà una cosa normalissima, ma proprio quell'anno, cioè il 2017, era l'anno sbagliato per andare alla leggera su un argomento del genere. Tra i poliziotti e gli afroamericani c'era una tensione molto forte per via dell'elezione di Trump. E non solo, anche tutti quelli che non accettavano di buon grado il nuovo presidente erano in strada contro appunto questi militari e poliziotti. E Kendall è stata accusata insieme alla Pepsi di aver preso l'argomento sotto gamba e di aver quindi preso in giro tutti quanti. Alla fine non è andata poi tanto male, Pepsi ha chiesto scusa per i disagi, ma Kendall non lo ha mai fatto perché a quanto pare era legata da un vincolo contrattuale che le impediva di farlo. Justin Bieber. Che lo amiate o odiate, una cosa c'è da ammettere, è sicuramente uno dei nomi che l'industria musicale non scorderà mai e che ha fatto scandalo più di una volta. A soli 16 anni aveva tirato fuori una canzone che ha battuto ogni record di ascolto su YouTube. Ai tempi aveva una faccia da angelo, ma ora è completamente diverso. Sta passando un'adolescenza un pochino complicata e ribelle di sicuro. Più di una volta ha negato un autografo ad alcuni fan ed è pure finito in manette per il suo comportamento negli anni passati. Emily Kazon era una bambina di soli 5 anni nel 2010 che voleva un autografo dal suo cantante preferito. Ma Justin glielo aveva negato dicendo che era il suo giorno libero e non aveva voglia. La madre lo ha supplicato ma lui non ha ceduto. Questa era solo una delle tante brutte notizie sul cantante che stavano per farlo affondare. Ora sembra essersi calmato, ma mai dire mai. Giuliana Rose Mauriello. Se siete nati nel 2000 o prima, sicuramente avrete avuto l'occasione di vedere Lazy Town, colorato, pieno di danze e frasi bellissime che mostravano un mondo fin troppo bello. Ma questa è un'altra storia. Giuliana Rose Mauriello era la protagonista dello show e recitava la parte di Stephanie, finché non è diventata troppo vecchia per farlo. Dopodiché si è concentrata sui suoi studi e sulla passione del canto. Il problema è che quando diventi troppo famosa e all'improvviso molli, la gente comincia a creare dei rumor. Si diceva fosse una drogata coinvolta nel giro della prostituzione che poi è stata pure arrestata, ma era tutto falso. La ragazza ha subito informato online della sua situazione attuale facendo capire che stava benissimo, perché a causa della sua assenza dagli schermi di tutto il mondo stava per perdere tutto quanto ed essere diffamata senza alcun motivo. Per fortuna tutto si è concluso bene. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e ci sentiamo alla prossima gente, sempre stesso posto, stessa voce e orario diverso.